Eccoci qua. Sei pronto? Sì, cominciamo. Ma parlo a luce, dai. Sì, si sente tutto. Va bene. Per chi non è di qui, come me... No, dici si può fare? Certo. Sì? Non so, Daniela... L'ho equalizzato. Come si fa con il microfono? No. Avrò notato che siamo in un posto un po' particolare e quindi sono uno dei punti di forza di questa splendida città e di chi chiaramente si è impegnato a renderla più bella, e sempre per tornare al tema, col tema della bellezza, è che qua in questo posto è stato fatto un vero miracolo, no? Quindi quest'opera, naturalmente, che sorge su un'opera di uso civile, è diventata una sede vivente di progettazione che ha anche a che vedere con l'apicoltura e l'orticoltura urbana. Quindi si chiama Scambio Logico e, come avete anche notato, poi c'è un aggregatore, un hub di produzione locale biologica. E niente, abbiamo pensato che era veramente importante e bello scegliere questo posto come seconda sede del convegno, e oggi chiaramente ci muoveremo su temi complementari ma assolutamente importanti, perché abbiamo detto e continuiamo a dire che l'apicoltura urbana è una costellazione di pratiche, di attività, non è solo produzione, non è solo biomonitoraggio, per quanto abbiano chiaramente un peso significativo, ma è anche per esempio convivialità interspecifica, cioè il fatto di godere effettivamente di un premio che è quello dell'esperienza tra noi, chiaramente esseri umani, quello che ci può dare l'apicoltura e l'ape in sé come animale, animale in quanto tale, non perché fa miele o perché è un animale da miele. E questo può avvenire in molti modi, tante città ci sono delle esperienze, le conosceremo naturalmente, e questo è un po', diciamo, il tema del pomeriggio, come anche quel tema della musica, il tema dell'arte, il tema della letteratura. Abbiamo sempre cercato tutti gli anni di raccontare come l'apicoltura urbana si può completare in tutti questi modi. E quindi diciamo che possiamo tranquillamente cominciare con il pomeriggio. Anche se non si legge benissimissimo, in questa prima sessione abbiamo il piacere di parlare di questo circolo di Legambiente Cirese di Campobasso, con un progetto Ape Apicoltura Previene, che ha a che fare col tema dell'emarginazione. Quindi devo presentare prima, c'è un'apertura. No, mi ricordavo, non ci sei tu adesso. Non lo so, aspetta. Sì, c'è. Api Social. Sì. Voi. No, io stavo rispettando l'ordine. Cambiamo, invertiamo l'ordine? No, così. Cioè, l'ordine qual è? L'ordine, però, prima parliamo l'apicoltura previene emarginazione. Poi c'è il progetto delle carceri. Dove sei? C'è ancora questo. Oh Madonna, scusatemi. No, chiedo scusa. L'api pet therapy, giusto? Quindi prima di tutto sì. No, è che io vedo già poco, poi così non vedo niente, sono al buio. Ero già dopo, quindi scusatemi. Prima di tutto parliamo di api pet therapy. Claudio ha parlato di questa cosa, che non è naturalmente l'apiterapia, ma è appunto l'avvicinamento agli animali, che può essere un'esperienza chiaramente non io dico bidirezionale, ma come in tutte le cose io faccio un piccolo passaggio, perché abbiamo fatto un accenno l'anno scorso a Bolzano. Non possiamo pensare che l'ape sia un animale domestico. Molti nel mondo continuano a dare sempre un taglio molto antropizzare gli animali, a rendere gli animali sempre più amici, i cani, i gatti, come se fossero umani. Di fatto è un rapporto completamente
privilegiato per quanto riguarda l'esperienza con le api, e adesso scopriremo perché, ma sono animali selvatici, quindi comunque dobbiamo pensare a quale valore può esserci nell'esperienza che abbiamo con l'apicoltura, proprio rispettando anche questa distanza, no? Che non è un voler snaturare l'animale perché deve diventare a tutti i costi un amico dell'uomo, e questo per rispettarlo, perché comunque pensiamo che il benessere dell'animale sia al centro di questa esperienza. E quindi sono contento di parlare di questo argomento. Sì, l'introduzione è giustissima. L'ape non è un cane, come dicevo poco prima, un gatto o un animale domestico, un cavallo, un asino, non so, una capretta. È un animale selvatico. E pertanto quello che io vi vengo a presentare è fuori legge. Non può esistere l'api pet therapy, giusto? Perché è una disciplina molto specializzata, la pet terapia. È comunicare con gli animali a stretto contatto. L'ape non fa parte di questo. Quindi quello che io vi dico è una cosa fuori legge, che non si può fare. Il guaio è che sono 10 anni, anche di più, che io la faccio con i bambini delle scuole. E allora cosa sta succedendo? Ho lavorato come fuori legge per 10-15 anni da questa parte, però si è creata una corrente di, diciamo così, cultura nel passaparola delle scuole che sono venute, che adesso io faccio fatica a dare una risposta all'utenza. Mentre tutte le altre fattorie didattiche di tutti i tipi sono là che pregano il Santo Signore di avere qualche cliente, giusto? Perché occorre tutta un'azione di pubblicità, informazione, che non basta, perché se la gente che viene, se gli insegnanti che vengono a fare l'esperienza non la trovano super, tra virgolette, non passano la parola al collega di dire guarda che là hai veramente un progetto educativo di grande libertà, no? E non sono disposte a spendere soldi per niente ormai le scuole. Questa è anche un'attività che dà una remunerazione. Prima abbiamo parlato che gli apicoltori si fanno una grande concorrenza sul miele, giusto? Perché quando ce n'è troppo si abbassa il prezzo pur di venderlo. Ma l'apicoltura non è solo il miele. Al primo posto dell'apicoltura c'è cultura dell'apicoltura. Quello che l'organizzazione degli apicoltori urbani stanno mettendo come bandiera al di sopra di tutto. Abbiamo parlato di tante cose che hanno un fondamento di cultura, compreso gli assessori che sono intervenuti e gli amministratori pubblici che hanno parlato di progetti dove l'apicoltura non era solo miele, giusto? Era cultura. E questa cultura, per trasmetterla oggi alle nuove generazioni, alle scuole, è bello dire l'apporto nelle scuole, eccetera. Ma a un certo punto sono le scuole che devono venire a visitare l'azienda artistica, la fattoria didattica. Si può andare anche a scuola a fare il progetto, hai capito? Però il risultato deve essere quale? Quello che io vado a emozionare. Non basta trasmettere, diciamo, informazioni, formazione. Devo fermare questi ragazzini, questi bambini, li devo fermare perché sono sulla corsa continua, un po' come noi, li devo fermare a capire che cos'è l'apicoltura.
E per fare questo devo usare delle strategie che li portano a essere emozionati. È il lavoro che io sto facendo da tanto tempo e che ha un riscontro veramente importante. Adesso, per cominciare, io mi devo emozionare. Come posso farvi emozionare? Se no voi non potete seguire quello che dopo vado a dire. Allora lo faccio con la tua collaborazione, ti do un vasetto e questo sai come usarlo. E chi mi aiuta? Anna, vieni qua tu. Siete le due terme qua del. Anna, la mia maestra. Allora, vi faccio vedere come lo dovete usare. Questa è una materia che dovete scoprire. Adesso loro ve la depositano sopra la mano, la parte delicata della mano. È una materia che è delicata, voi la dovete spalmare perché la dovete scaldare e si riassorba completamente nella vostra pelle. La dovete mettere anche vicino al volto, capelli, d'accordo? Se non ve ne basta, fa un altro giro. Va bene? Mi fai tornare? Avete capito? Scaldarla molto bene, d'accordo? Nel frattempo, logicamente, sentirete un profumo e dovrete fare una ricerca, come fa l'ape, di usare i sensi. Soprattutto, che senso usa l'ape? Usa il senso dell'olfatto. Sono più specializzati dei cani da ricerca, stanno facendo delle cose straordinarie le api, vengono usate per ricercare tutto quello che è delicatissimo, importante e anche pericoloso, oltre alla spalla, fine, giusto? Vengono usate per fare diagnosi dei tumori perché sentono l'odore del tumore dentro, dentro il nostro corpo. Dai, 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 forza. E qua non abbiamo pericolo di sì, sì, lo io. Come gli indiani. Qua. Queste lo abbiamo distribuito su migliaia di bambini ormai. Che bello. Finora mai non l'avrei mai immaginato. Adesso vi spiego tutto, calma, vuoi sapere troppo? Ma dentro è miele? È solo miele? Sì. Va bene. Cosa c'è dentro? Miele? No. Ah, vedi? Dai, sforzatevi a indovinare. Cominciamo già. No, l'ho già sentito, sembra citronella. Fa sentire di nuovo? Stanno ripristinando il... Che buon odore, odore di agrume, di citronella. Ma tu perché non trovi? Perché sto filmando. No, filmare, perché viene filmare? Ah, sì, sì. Sì, è tornata la corrente. Torna. Sì. Allora, chi mi conviene dare le materie prime? Dai, forza. No, io. La base è la cera. Una cera particolare, dopo vi do la cera. Chi è cultore se lo può fare e chi ha un'arnia solo se lo può fare. Quindi è una risorsa per l'apicoltura urbana. Che va oltre il mio. Oddio, che cos'è? Il limone, sì, ma ti serve vinto? È venuto da solo. No, aspetta, faccio. Con quelle manacce? No, io non ho fatto niente. Ah, giusto, sono fare quello che vuoi. Non so perché, è come se volesse a tutti i costi, cioè, avere priorità. Beh, però tutt'altro dici, vado a una cartella, faccio. Sì, giusto. Mi sono perso. Cosa serve per sciogliere la cera? Fai una lia lentamente? No, c'è una sostanza
Glicerina. Extravergine di oliva di buonissima qualità a circa 0. Se no è quello che scattare. Olio di buonissima qualità. Poi. Ricco di provenienza. Anche quello pura, giusto? Anche i trattamenti di bellezza. Ma le mani rimangono morbidissime. Sì. Sì, infatti la dice se sono un venditore ambulante. Non è che sta da Ostia, ma adesso ci venderà una partita di. Sì. La presentazione ci mette un po' perché arriva. Però siamo finalmente. Peccato, è andato male, cioè, per correre il cortocircuito di. Sì, perché praticamente è andata l'acqua nella macchinetta, è andata vicino alla. Non so chi sta facendo il caffè. È stato di salvavita praticamente. E quindi tutto mi hanno saltato tutte. Mi ha saltato tutte le prese. Ci credo. Sì, ma pensa al rischio. Ok. Ci siamo. Allora, ah. Mi presento Giuseppe Morusin, vedete un po', tutte queste sono le mie collaborazioni, diciamo, attive. Velocemente vi presento, questo è il logo della mia fattoria didattica, specializzata appunto per fare queste cose. Questo è il logo apiterapia che ho sposato ultimamente, perché l'Api Pet Therapy è una, diciamo, emanazione, sezione dell'apiterapia, è chiaro? E quando parliamo di apiterapia parliamo di veleno d'api, parliamo di punture, parliamo di tutto un discorso, un mondo particolarmente delicato. Questo è l'AMI, quella che è stata presentata come la promotrice dell'API didattica, che verrà fatta l'11-12 novembre. Questo è il logo delle fattorie didattiche del Veneto. Il Veneto ha una legge regionale che istituisce le fattorie didattiche, cioè le aziende agricole che possono fare attività didattica. Occorre fare un corso di preparazione, occorre essere iscritti a un albo regionale, occorre rispettare una carta qualità che prevede tutto un percorso. Bello. Io sono anche formatore dei amici, diciamo, delle fattorie didattiche. La coordinatrice regionale lavora, diciamo, con me da tantissimi anni, e abbiamo grande soddisfazione perché le idee sono tantissime su questo settore e si stanno evolvendo e sviluppando in maniera molto interessante. Io mi occupo delle fattorie didattiche artistiche, soprattutto artistiche, dove ci sono api, e cerco che tutte le aziende agricole abbiano almeno una o due famiglie d'api. Perché? Perché certificano anche la loro produzione. Io coltivo, non so, mele a dimensione di vita d'ape. È un valore aggiunto. Dopo Corini può fare una spiegazione. Pensate, in realtà la prima sponsorizzazione grande che dobbiamo fare è con le aziende didattiche. Se l'agricoltore non diventa alleato dell'apicoltore, abbiamo perso tutte le battaglie. E l'apicoltore deve capire, e l'agricoltore deve capire tutti i vantaggi che ha. Primo, la mia produzione è certificata a vita d'ape. Non serve carte, non serve niente. Servono le migliaia e migliaia di analisi di microprelievi che fanno le api attorno all'ambiente di produzione. Non lo facciamo solo sulle città, sui centri urbani, soprattutto lo facciamo anche in agricoltura, perché vuol dire produzione di prodotto. Pulita, più che altro pulita. Pensate che evoluzione stiamo facendo. Allora andiamo avanti, questo è il marchio del nostro miele, il miele del grappa, certificato biologico per forza,
per distinguersi da un mondo che non è bene certificato, è la tecnica di allevamento delle api. Dopo ne vedremo sentiremo un po'. Io sono anche assaggiatore di miele, faccio parte di questa associazione, l'ho fondata per 1200 soci, associazione regionale apicoltori del Veneto, e faccio parte dell'albo nazionale della razza ligustica, allevo le regine di selezione ligustica, ecotipi ligustici. Siamo solo due nel Veneto che sono iscritti all'albo nazionale, quindi curo molto l'allevamento, anche se ho solo 40 anni in produzione, però ho 70 nuclei o regine e un po' di più. Quelle 40 ardie mi servono per creare l'allevamento, per sviluppare l'allevamento, perché altrimenti non riesco a fare tutto. Certo. È inutile fare una montagna di cose e farle male, bisogna selezionare di fare le cose fatte bene. Con le api al primo posto, ricordatevelo, anche per chi ha un'arnia sola o due, al primo posto abbiamo l'allevamento, come allevare le api, o meglio come accompagnarle nei loro istinti naturali cercando di non alterarli, perché vuol dire lavorare fondo, lavorare insieme con le vostre api. Ecco cosa servono i corsi, le attività, tutte le cose che possiamo mettere. Andiamo avanti. Allora, la prima cosa che vi sto proponendo in questa sede, una volta che io allevo bene le mie api, vuol dire che sono entrato nelle api, le sento, le vivo le mie api, d'accordo? Infatti, addentrarsi nelle proprie api significa comprenderle. Voi comprendete le vostre api? Vi siete fermati o avete messo sulla tuta e avete cominciato pim pam pam tam tam? Perché gli apicoltori fanno così, devono fare veloci per risparmiare nella economicità. Non mi interessa se ne schiaccio qualcuno, io devo fare lavoro, alla fine devo produrre, io vivo di questo reddito. Non è questa strada. Io devo rallentare, perché ho fatto la sperimentazione anche con Daniela, è vero? Abbiamo rallentato e abbiamo cominciato a comprendere le nostre api. Avete mai comunicato con le vostre api? Cosa vuol dire comunicare con le api? Parlo la stessa lingua? No, non parlo mica la nostra lingua. Mi devo spogliare, mi devo mettere a nudo, non fisicamente, mi arresta subito. Psicologicamente mi devo mettere sullo stesso piano. E le api sono quassù e noi siamo qua giù. Come evoluzione, esatto, come capacità, come sensibilità, portarsi allo stesso piano. Bravo. Vedi lo stesso piano? Serve uno strumento. Questo è lo strumento che vi permette di innalzarvi e di portarvi allo stesso piano con le vostre api. Vai avanti. Farle, una volta che io riesco a comunicare con loro, giusto? Adesso sì, posso farle comunicare con gli altri. Io ho fatto questo esperimento con Daniela proprio ieri, perché non potevo venire qua e non fare un esperimento pratico sulle altre. Lei è stata la cavia. Dai. Per fortuna sei ancora viva. Però ha preso in mano le api che non aveva mai preso in mano, senza nessuna protezione. Abbiamo fatto un corso accelerato in quanto tempo.
Abbiamo rischiato molto, però mi aveva detto che l'ospedale era vicino a... Ecco, questo mi ha tranquillizzato e abbiamo fatto il corso accelerato. Andiamo avanti, dai. Allora io mi sono letto l'introduzione della vostra qua presentazione ed è eccezionale questa introduzione. La leggiamo velocemente: l'agricoltura urbana è un movimento culturale fondato su un'idea positiva di libertà e sul rispetto dell'ambiente e del benessere animale. Porca miseria, si trovano con i miei bei principi qua. Oh, cosa hai fatto qua? Chi ha scritto sta roba? Questa è la carta del manifesto della rete. Chi l'ha scritta? Lui. Un po' tutti. Sei tu, no, il colpevole. C'è anche Paolo. Tutti sui principi. Promuove e difende chi valorizza le api mellifere. E quelle selvatiche, porca miseria, sono regolari allora? Sì, anche voi siete dentro. Nei centri urbani, contribuendo alla salvaguardia dell'ambiente. Promuove il rispetto dei cicli biologici, la biodiversità, lui ha fatto tutte le poesie del suo mondo, il valore delle differenze attraverso il piacere della scoperta. Tutto quello che si verifica quando io faccio attività di fattoria didattica, della conoscenza, dell'esperienza e dell'educazione, offre uno sbocco creativo chi è limitato ad una disabilità. E qua ho sottolineato chi è carcerato e a chi è in cerca di riscatto, perché si trova perfettamente, vai avanti, una mia esperienza. Io sono stato carcerato per 3 mesi su una bellissima stanza di isolamento con delle macchinette applicate sotto chemioterapia. Il primo periodo qua stavo facendo già il trapianto di midollo osseo. E immaginate cosa ho vissuto io per tutto questo periodo, isolato dentro una stanza a chemioterapia, antibiotici e sulfamidici e cortisone perché non potessi vivere, e continuamente sangue perché il mio sangue non reggeva più. Quindi immaginate cosa significa vivere una leucemia acuta. Per fortuna sono qua che adesso ve lo racconto. Sono 2 mesi che sono trapiantato, sono passati due anni da questo momento, e il mio desiderio per sopravvivere era questo: che al di fuori di questa finestra ci fossero, ne abbiamo parlato tante volte, lui mi telefonava quasi ogni settimana, che queste arnette che potevo, sono le mie arnette di fecondazione che uso, che potevo così volare con le api all'esterno di questa finestra, all'esterno di questo carcere. Andiamo avanti. Questo è stato il mio compagno di combattimento, che per primo ha cominciato a dirmi che cos'è l'api per terti. Si chiamava Dino Caramella, si chiamava, che ha combattuto prima di me la leucemia. E lui mi scriveva questo, mi mandava rilassante ed ipnotico, come guardare un quadro. I profumi, i suoni e le vibrazioni che escono dall'arnia mi fanno riemergere i ricordi dei primi anni di apicoltura, quando il bello era avere le api e non la quantità di miele prodotta. Parole sue, una mail che mi è arrivata con la foto. Io penso che questo sia un esempio di api pet therapy eccezionale. Lui stava vivendo una leucemia importante, ha fatto il trapianto, autotrapianto in midollo osseo, e nella seconda fase purtroppo non ce l'ha fatta, sono uscite complicazioni. 10 anni meno di me, 2 figli giovani e non di qua. Andiamo avanti. Chiaramente, passando questa esperienza, io mi sono molto avvicinato alle api e forse le ho raggiunte sul livello, forse, non so, sono sopra ancora. Mi sono sicuramente innalzato alla sensibilità di capire, perché ho avuto il tempo
di pensare a tutti gli errori che ho fatto, 40 anni che avevo fatto, tante mea culpa, a pensare a tutti. Tanto è vero che ho scritto un libro che ho ancora da pubblicare. E ho pensato che l'arte ci dona la vita come il mio donatore, la mia donatrice, una su 100.000 può essere compatibile con noi, mi ha ridato la vita. Pensate il parallelo che ho fatto. Allora i giovani apicoltori che facciamo i corsi, dico, anche voi tipicizzate il vostro DNA, che nel Banco Mondiale dei donatori dell'ADMO, donatori di midollo osseo, si possa trovare la corrispondenza per chi ha bisogno. Può essere che uno faccia questa tipicizzazione, diciamo, no? E che non venga neanche mai chiamato perché non ha il suo gemello che ha bisogno. Andiamo avanti. Questo è il libro che ho scritto. Vedete che siamo anche qua sul momento della copertina, molto comunicativo con le api. È uno sciame che è arrivato al volo e che mia moglie si è presa con un favo, l'ha fatto scendere. Cosa hai sentito in questo momento? Guarda, matti non averla tutta, la maschera o tutto il resto, ma non c'è un'ape che punge neanche se la batti col martello, perché va in cerca solo dell'odore della regina, e quel ronzio è un canto particolare, è una concentrazione che noi neanche ci sogniamo. Cosa hai provato in quel momento? Grande. E chiaramente non schiacciarsi, vero? Andiamo avanti. Se succede, sempre bene. Guardate, questi sono i capitoli del mio libro che sto per completare. Il mio primo maestro, l'appassionato apicoltore curioso e creativo. L'apicoltore curioso e creativo, che è, penso proprio, quello anche dell'apicoltura urbana. Lo vedo un po' più curioso e creativo. Romani, cosa dite? Avete questa malattia di essere curiosi e creativi? Abbastanza. Curare questa malattia? Abbastanza. Proteggere e allevare le api per difendere l'ambiente tutelando la nostra salute. Hai visto che i principi si collegano? I quattro elementi fondamentali che costituiscono l'alveare, cioè il superorganismo, come li dobbiamo conoscere e vivere? Sono quattro. Prego, quali sono i quattro? Beh, lo scheletro, la cera, insomma. È per primo, bravissimo. L'esoscheletro, e dopo, diciamo, gli altri tre chi sono? Elementi del superorganismo. Elementi del superorganismo, compresi le api stesse, certo. Intendo dire, sì, sì, sì. Operaia, certo, drone, fuco e sì. I testi dovrebbero avere questa introduzione. I testi hanno questa introduzione, tu che l'hai letti tanti, che sono quattro gli elementi del superorganismo, si dimenticano della cera. Certo. La professionalità degli apicoltori per combattere le malattie, mantenere in salute l'alveare ed evitare il dispopolamento. Questa è la chiave per il vivaio di rinforzo e allevamento. Non ci può essere un allevamento se non c'è il vivaio vicino. Se io non so allevare una regina, è meglio che cambi mestiere, anche se ho due alveari, perché io devo essere autonomo, non devo a fine stagione andare a comprare il numero. Certo. Ho fallito. Certo. Non sono un apicoltore, sono a livello zero. L'alveare trapezoidale è fauna naturale, perché? Perché dobbiamo recuperare la cera pura. La cera, se la sanno costruire, dobbiamo fare un passo indietro. La cera, e dopo praticamente diciamo i diversi, praticamente le diverse produzioni. L'allevamento, la cera, il pollo, la pappa reale, il miele, la propoli, il veleno, l'apiterapia, l'api aromaterapia, l'api pet didattica. Chiaramente io non l'ho sviluppata a fondo,
ho detto solo cosa è e come ci si può preparare ad affrontare questa cosa. L'apiturismo, io ho fatto apiturismo, ragazzi, ma grande apiturismo, vi ringrazio della vostra grande ospitalità, ho conosciuto una fetta diversa d'Italia e dell'arte che vive in questo luogo. La fattoria artistica didattica, fare apicoltura insieme, fare apicoltura insieme, è quello che è venuto fuori stamattina, vero? Da voi romani. Ci sono tutte le componenti che devono fare apicoltura insieme, non solo l'apicoltore. E l'apicoltura che c'è. Andiamo avanti, via. Quindi sono temi pertinenti, si collegano, potrebbe essere il testo ufficiale di apicoltura. Allora, i miei maestri che sono stati, chi mi ha formato? Professore, mi ricordo il nome del professore che mi ha formato, c'è anche un grande professore, dopo lo vediamo. Ma i primi maestri sono stati loro. Guardate cosa mi hanno scritto, loro mi lasciano sempre il pensierino della notte, quando vanno via. Questo bambino o bambina, non mi ricordo, terza B di Cavaso, ha scritto: le api sono fragili e delicate, ma dentro sono forti. Riflettete un attimo su questa piccola frase. Le api sono fragili e delicate, con niente muoiono, porca miseria, ma si sono sapute adattare a tutto finora. Sono presenti in tutto il mondo, hanno saputo evolversi, adattarsi a tutte le situazioni, anche le più disperate. È vero o no? E noi adesso una molecola lì da coprire, la buccia, il professore, il nostro grande maestro Claudio Pomini, ci fa vedere sempre la buccia che fa la buccia del nostro. Andiamo avanti. Ecco qua il grande maestro di cui abbiamo fatto un convegno anche per ricordarlo, Claudio. Ti ringrazio per quella grande opportunità che mi hai dato di conoscere meglio chi era questo grande maestro Giorgio Celli e questa sua opera. Ha fatto tantissime opere, ma lui è entrato nella mente dell'altro. È entrato nella mente dell'altro, anche se aveva un po' paura. Era allergico. Ma lui ha voluto entrare nella mente dell'altro. Tu stai vivendo qualcosa di speciale. No? Sei entrata nella mente dell'altro. Andiamo a questo è il suo grande omaggio a questi ricordi stravaganti. Ne hai fatte di tutti i colori. Questo è l'ultimo maestro, diciamo che in ordine quelli sono stati i maestri storici. Questo è l'ultimo maestro, il dottor Aristide De Colonna, che ha fondato l'Associazione Nazionale di Apiterapia, e qua siamo presso la sua sede dove abbiamo fatto il primo corso per api PET didattica, che è una sezione dell'apiterapia. Io prendo anche voi, perché no? Giusto? Anche se non diventate operatori, sarete degli apicoltori bravi, preparati, giusto? Che potete capire che c'è di questa disciplina di essere accompagnatori o operatori di api PET didattica. Anzi, qua devo fare un gradino in più, devo parlare di api PET terapia. Dovevo parlare là di api PET terapia, qua di api PET didattica. Abbiamo sbagliato. Ma capite che su questo non dobbiamo far confusione. È lo stesso discorso che va tarato per competenze. L'apicoltore ha la competenza di essere apicoltore, giusto? E di fare tutte le operazioni da apicoltore. Io posso fare l'apicoltura? No!
io posso soccorrere un